essere rimasta negli spogliatoi. Secondo tempo ha fatto dei movimenti tattici e delle sostituzioni, ha cambiato tutta la formazione, stava rischiando il colpaccio. Sì, c'è tanto rammarico. Più che il primo tempo, diciamo che sono stati i primi 15-20 minuti, abbiamo fatto molto male. Abbiamo subito troppo e soprattutto abbiamo subito in quelle situazioni che sapevamo di non dover subire, quindi va dato merito anche alla Paganese. Poi abbiamo fatto il 2-1 e la squadra sembrava ripresa, poi una grande genialità sul 3-1 che ci ha un po' tagliato le gambe, come il 4-1 De Gaulle, che è una squadra che fa la Lega Pro, come dire, non deve assolutamente subire di questo, logicamente se l'allenatore viene assume le responsabilità. Poi secondo tempo la squadra è entrata col piglio giusto, abbiamo fatto un grande secondo tempo, però c'è rammarico perché non riusciamo mai ad avere quella continuità che deve essere importante per una squadra come la nostra, che adesso deve pensare sicuramente a salvarsi. Infatti, squadra è cambiata molto nel mercato, però vista la reazione del secondo tempo, i due rigori sbagliati, si poteva portare via un punto da un campo dove ha pareggiato anche la Casertana, non ha vinto il Lecce, quindi sì. Poteva essere uno stato importantissimo. Ha perso anche il Foggia, quindi no, ma sapevamo che la partita, diciamo, era difficile. Peccato perché comunque la squadra del secondo tempo deve stare essere una squadra forte. Il mercato non ci penso perché comunque noi abbiamo cambiato pelle, quindi adesso sarà il campo a dire il valore effettivo della squadra. È chiaro che prestazioni come queste ci devono far pensare tantissimo, perché quei primi 20 minuti giocati in quel modo non sono da una squadra come la nostra. Grazie.